Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al caffè Bor e benvenuti a questa diretta. Questa sera eh, parleremo di pseudoscienza. In particolare vi farò vedere alcuni, alcuni video. Faremo alcune reaction, parleremo un po', e mi piacerebbe discutere anche con voi di pseudoscienza, esempi di pseudoscienza e così via. Frattempo, mentre vi collegate, aspetto che vi collegate, scriviate e così via, vi faccio vedere. Sono molto orgogliosa in realtà della maglietta che probabilmente avete visto già anche su, su YouTube. Ho messo ehm, il link per acquistarla, ho messo anche alcune foto così, la maglietta di Physics Is The Way, dato che è un po' a ripresa dal. Da This Is the Way di The Mandalorian, e, dato che il 4 maggio il, lo Star Wars Day si avvicina, questa è la combinazione tra la scienza e, e Star Wars, quindi nerd e, e scienza, ok, e quindi parleremo di pseudoscienza. Ho fatto anche un sondaggio oggi e vorrei guardare in tempo reale se lo trovo i risultati di questo sondaggio sulla pseudoscienza vi chiedevo se secondo voi la pseudoscienza, le pseudoscienze, le scienze alternative come a volte sono chiamate ehm, sono un problema oppure no. Al momento il 68% Um, dei votanti sostiene che effettivamente sia un problema, quindi la pseudoscienza che viene spacciata ovviamente non come pseudoscienza ma per scienza, per scienza reale oppure le cosiddette scienze alternative sono effettivamente un problema. Il 17% pensa che non siano un problema e poi un 15% pensa che ehm, si divide tra non ho un'opinione oppure eh, no invece sono, sono importanti. Eh, quindi le vede come una cosa invece positiva e quindi innanzitutto vorrei anche interagire con voi, chiedervi eh, se, cioè cosa pensate delle pseudoscienze, se um, diciamo avete esempi di pseudoscienza cosa pensate delle, delle pseudoscienze anche dal, dal vero cioè live diciamo e poi appunto vorrei farvi vedere alcune cose che ho preparato ehm, cioè Video, poi vorrei un po' insomma discutere. Nel frattempo che voi magari iscrivetevi, collegate, eccetera, vi volevo anche far vedere. Ehm, così, oltre a farvi vedere la maglietta, vi faccio vedere anche lo store eh, di caffè bor da cui potete eventualmente acquistare magliette, tazze, eccetera. Ora posso condividere eh, lo schermo in Questo modo ok, questo è il, ehm, il sito. Adesso poi vi metterò, vi metterò il link nella chat dove volendo, ma lo trovate anche in realtà su, su YouTube direttamente linkato al mio canale o nella pagina principale del mio canale, eh, nella voce shopping. Direi questo è solo il caffè Bor. E questo in particolare è la maglietta che indosso io, questa nera. Io ho la S, effettivamente piccolina, ma Uh, non, non mi è stretta in realtà, va fino alla Wow 4XT, non, non lo sapevo. Non sapevo neanche dell'esistenza del XLTLT 2XT. Ok, um, anyway, questa è appunto la maglietta, c'è cioè in tanti colori, in tanti colori, in quattro colori. Uh, non mi ricordavo in quanti. C'è anche la felpa, anche questa in vari colori, c'è anche la tazza che non mi è ancora arrivata attualmente utilizzo questa tazza che è quella del caffè bor potete comprare anche questa ci sono tanti prodotti ci sono anche le ciabatte adesso che però non le fanno infradito adesso che si avvicina l'estate eh, potete anche whoops questo era... <ride> era la live che controllavo potete anche eh, acquistare appunto le, le ciabatte o qualunque altra... No, qualunque altra cosa ma le cose che sono sul store c'è anche lo zaino sono tacchini come questo eccetera e, e niente, quindi la mia tazza in realtà di This The Way mi deve ancora arrivare, quindi al momento utilizzo questa ok, ora vi metterò anche il link bene, quindi siamo tornati in full screen e vi voglio far uh, vedere il appunto link allo store, in particolare per acquistare ad esempio la maglietta, cioè in realtà non ci guadagno granché tipo un euro eh, però non è, non è questo il, il punto io l'ho fatta perché piace a me e poi se volete la potete acquistare anche a voi eh, quindi maglietta um, physics is the way e qua c'è il link ok eh, e questa è la prima cosa e poi possiamo parlare effettivamente di, ehm, di pseudoscienza, che in realtà, appunto, come la maggior parte di voi ha espresso anche al sondaggio è un problema. È un problema soprattutto quando eh, veniamo ingannati o truffati. Partiamo da una cosa in realtà divertente che vi volevo far vedere. Eh, ok, che è un, un oggetto in realtà. Quindi fatemi condividere lo schermo di nuovo. Questo è un oggetto su eh, Amazon. Quindi partiamo da una cosa in realtà pratica ma molto semplice. Un oggetto da, eh, da Amazon, Amazon Italia. Tra l'altro, costa 45 euro. Lo trovate su siti cinesi a meno della metà, a un terzo. E macchina moto perpetuo. Ora, anche questo è un esempio che okay, è molto semplice. Poi in realtà dicono per uso domestico, fantastico, sollievo dallo stress artistico. Ora, non so se sia il sollievo dallo stress, cioè il sollievo che è artistico, nel frattempo qua fuori c'è un temporale, ehm, non so se sia il sollievo che è artistico oppure semplicemente è un sollievo dallo stress artistico. Non so cosa sia lo stress artistico, probabilmente gli, gli artisti sono particolarmente stressati e quindi hanno bisogno di questo tipo di, di, di sollievo, non lo so, forse è particolarmente indicato per loro. In ogni caso qui dice eh, macchina a moto perpetuo. Ora, questo non è di per sé, diciamo, pseudoscienza, però è un esempio che fa leva eh, un po' sul... ok, questo è più un gioco ovviamente, però fa sul un concetto che è fisicamente impossibile, quindi non scientifico. In questo senso è, è pseudoscientifico. Quello del moto perpetuo. Ora, questo è molto banale perché sappiamo che il moto perpetuo non esiste e non può esistere fisicamente. E la cosa divertente, noi diciamo: Ma allora eh, non funziona? Come funziona? Allora, probabilmente avrete anche visto, perché l'ho visto anch'io, qualche video eh, online su Instagram, o così. Dove fa vedere che qui ci sono delle biglie che cadono. che purtroppo, ah, sì, no, non c'è un video, però purtroppo c'è solo un. Eh, sono solo immagini, in cui eh, ci sono queste biglie che vengono messe nel piatto in alto, qua qui in alto, a sinistra, dopodiché queste cadono in questo canale, diciamo, in eh, questo eh, scivolo eh, metallico, e poi tornano su, quindi vengono sbalzate in alto e tornano nel piatto iniziale, e così via. E questo moto continua eh, in modo... Perpetuo, in realtà qual è il trucco? C'è scritto in realtà anche qua, da qualche parte c'era scritto qua: specifiche bla bla bla, batteria, una batteria AA esclusa. E uno dice, 'Ma come? È un moto perpetuo. Perché devo alimentarlo a batteria?' Ehm, ovviamente, questo è, è un trucchetto eh, per cui funziona in realtà batteria, quindi. Ehm, si genera, mh, non so in che modo, probabilmente simile diciamo, a quello che era la rotazione magnetica, quindi si genera in base allo scorrere della biglia un campo magnetico che spinge e ehm, spara diciamo così, la, la, la biglia, quindi la accelera eh, in questa direzione di più rispetto diciamo, all'attrito e così via, e quindi riesce a risalire e a tornare nel punto iniziale. Quindi ovviamente non si tratta di un moto perpetuo. E ci sono ovviamente anche altre cose molto divertenti. Ok, qua è illustrato l'esempio, quindi la biglia fa questo giro e torna, e torna su. C'è anche questo, macchina matto perpetuo per arte cinetica, non so cosa sia. Però vediamo se anche qua ci sono delle batterie, delle pile. Modale di danno di alimentazione, 4 batterie AA. Devono essere preparate. Che significa che essere preparate? Vabbè, bisogna... cioè, non saranno in dotazione, suppongo. Um, quindi anche questo funziona a batteria. Cioè, divertente, ma... esatto, qua si vedono le batterie in sotto. Eh, ma ovviamente non si tratta di un moto perpetuo. Eh, è divertente come, in realtà, ci sono ancora... Eh, C'è sempre qualcuno che parla ancora di moto perpetuo. Eh, proposte per il moto perpetuo, ovviamente si tratta tutta di, di pseudoscienza. Ok, eh, Daniel dice: Di pseudoscienza ne ho avuto un generoso assaggio. Un osteopato è convinto che la circolazione liquorale sia causata dalla respirazione e dal movimento delle ossa craniche in grado di muoversi. Ok, ecco in questo caso, cioè quando ha. Diciamo così, diffondere pseudoscienza, cioè erronee informazioni scientifiche, che scientifiche non sono, oppure appunto informazioni eh, che scientifiche non sono, è, è molto più grave quindi, ed è molto più pericoloso perché ovviamente una persona tipicamente, eh, magari di un medico, di certe figure, eh, si fida, quindi che sia un professore o un professore in pensione, o un ricercatore. Tipicamente le persone si fidano, dicono sapranno, di, cioè saprà questa persona di che cosa parla, che cosa dice, eccetera. E queste persone magari sono sicure di sé, dicono sì, perché io ho esperienza, ho fatto, eccetera. Il problema è che se uno non ne sa nulla di quell'argomento è facile farsi. Ehm, come dire, farsi ingannare, anche se ci sono ovviamente delle cose che magari sono più eh, evidenti eh, rispetto ad altre. Però è sicuramente un problema, eh, soprattutto quando appunto c'è di mezzo la medicina, quindi la nostra salute, oppure i soldi, come poi vi farò vedere in un esempio, molto molto divertente. Ci sono dei video su YouTube molto divertenti che vi farò vedere, e vedremo insieme, alcuni spezzoni fanno veramente morire da ridere ehm, per, per il contenuto pseudoscientifico che c'è, molto divertente. E, eh, però anche allo stesso, allo stesso tempo anche molto triste, nel senso che ehm, insomma, che ci siano ancora al mondo d'oggi eh, certe affermazioni eh, che vengano fatte certe affermazioni che ci siano certe ehm, truffe, diciamo, certi inganni è abbastanza anche triste e appunto pericoloso perché sia per la salute delle persone che per, per i soldi. E anche se in realtà dei fuffaguro anche in ambito di economia di qualsiasi settore ce ne sono ed è pieno ora una cosa interessante intanto mi metto eh, l'auricolare per vedere se funziona ok ehm, controllo l'audio e poi volevo far vedere perfetto vi volevo far vedere in questi video ora Premetto che non voglio criticare né gli autori dei video né semplicemente il contenuto, ok? Vi farò semplicemente vedere il contenuto e poi potrete anche semplicemente giudicare voi. Ora, un esempio, una cosa che va molto di moda adesso è quello, ma in realtà è sempre stato di moda negli ultimi vent'anni, forse anche 40 anni, è quello. Pseudo, della pseudoscienza, di informazioni pseudoscientifiche riguardo all'acqua, a partire dalla cosiddetta memoria dell'acqua, fino al magnetismo dell'acqua, al... Um, struttura dell'acqua e cose di questo tipo. E ovviamente la maggior parte o tutte queste persone che parlano dell'acqua in questi termini, magnetismo, memoria, eccetera, non sono mai ricercatori, professori, scienziati e basta, ovviamente, sono persone che vendono qualcosa, quindi ve ne parlano, vi informano, o meglio, disinformano di qualcosa per poi vendervi un prodotto, ovviamente. Quindi in realtà non è eh, tante volte, non è nemmeno fine a se stessa la pseudoscienza, ma è finalizzata al vendere un prodotto. Um, Magari non standard, particolare, eccetera. E questo è ehm, ovviamente pericoloso, ehm, anche appunto da un punto di vista economico. Ora c'è questo video che è molto interessante, che ora vi voglio far vedere e poi commenteremo. Possiamo commentare anche in diretta. Intanto io, ok, volevo guardare da qui. Ok, perfetto. Eh, anche se in realtà... Ok, perfetto, così riesco a vedere anche i commenti e potete commentare e magari riesco a leggervi. Ok, ora condivido lo schermo. Perfetto. E possiamo ascoltare questo. Allora, questo è un video. Ora l'audio forse è un po' forte, è un video in cui si parla di una di queste fantomatiche teorie del, ehm, dell'acqua, la memoria dell'acqua, il magnetismo dell'acqua, ed è in realtà molto divertente, appunto. Lo guardiamo insieme. Adesso magari basta un po' l'audio, poi vabbè, adesso qua. Okay. ok. Qua parla di, insomma, del suo prodotto. Intanto ditemi anche se conoscete, avete mai sentito parlare di eh, prodotti per... Ehm, L'acqua eh, oppure, appunto, di questo Biovital evitare uso bottiglie di plastica con Biovital. Acqua viva, però, la prima parte del titolo è molto più interessante: Acqua viva con memoria della, della sorgente dal rubinetto. Ok, qua parla di sgraffio fiscale, non mi importa. Okay. Ci sono da 17 anni. Cosa c'entra l'obsolescenza programmata? Vabbè, non si sente. Come non si sente? Ah, non si sente, a ci picchia. Ehm, ho fatto la prova. Ah, sì, ovvio, perché ho sbagliato. Dovrebbe essere così. Vieni pulirlo e magari qua ci sono i dettagli nei nostri video, okay, nei nostri tutorial. Ma non devi vero. cambiarci nulla, non costa nulla. Ditemi se si sente. Il prato è tuo, oltre al fatto che te lo porti via. Ma Il tuo che è in casa quanti anni ce l'hai? Ah sì, allora tu dice anche un ricercatore in fisica che parte dal una quantistica per arrivare alla coscienza quantica universale. Ok, Massimo Sassoli Bianchi, non lo conosco. Ok, non, non, conosco, non conosco tutti. Ok, adesso ditemi se... E mio, magari se sì, vuoi ti mando una foto, sarà di, no, di più di 17 anni, sarà 20 anni che ce l'ho. Sempre quello? Sempre quello, ma ce ne tante foto di altre persone che ce lo mandano, che hanno, ce l'hanno da una vita. <ride> ma certo, è normale, è okay, bellissima questa cosa. Poi, sai, okay. l'argento magari si opacizza un po', okay. l'acciaio perde qualcosina, ma insomma... Quindi non ha bisogno di Sempre, di sempre il top, sempre il 100%. Vediamo, vediamo poi arriva si la sorpresa. La violetta bisogna rigenerarla. Okay. Cioè, zio fare in modo te. che sia, zio, che sia sempre si pulita, che, che, che non abbia si okay. è achelato qualcosa che non mi lascia andare. va bene, Cosa mi portato? portato? Allora, vabbè, sì, infatti ti ho chiamato così al volo, è stata una cosa. Ma tu non sapevi che accendevo la telecamera? Non sapevi, fa vedere tu portato. No, ma stavolta non lo sapevo proprio. No, bisogna ottimizzare tutto. Allora, cosa ti ho portato? Eh, beh allora è ti ha portato questo, questo questo okay, ok scatolina piccolino ok ah, qui dentro c'è il doccia il bio vital doccia questo è il bio vital doccia eh, però non volevo carino. questo cioè, allora questo, questo si mette red ok non si volevo si mette questo. bisogna togliere bene, il soffione della doccia questo. questo si mette nella doccia avere no. il tubo libero dal okay. soffione quindi insomma, era di e... che era questo Salve lo so veramente. no no tolgo l'audio la pubblicità ok questo, questo. ok eh, anche farlo. questo dura per sempre sempre stesso principio si fa una manutenzione tra quattro volte l'anno e si mette dentro della anche questo vuoi vedere okay. sì, quello, quello lì fra l'altro mi hai fatto spostare il computer che era lì sopra sì, perché sì, devo stare attento perché questo qui è estremamente potente allora questo si chiama block ecco block, Bio block. Ok, puoi arrivare al blocco. Allora... Uh, ah, ok. Allora abbasso un po' il volume. Spero che così vada bene. Come vedi, okay. se lo giro non si ok, non si, non okay. si attacca. Cioè, sì. abbiamo un magnete. Polo... Cioè, semplicemente è un magnete con un polo nord e un polo sud. Ok. tra l'altro sono due blocchi di magnete, quindi. Avranno, eh, saranno affacciati in modo che uno abbia il polo nord verso l'interno, il polo sud esterno e l'altro al contrario. ...opposte, abbiamo del campo magnetico, qui viaggiamo a un range di 13.500-16.500 gauss. 13.500-16.500 un gauss, ok, ora io non mi ricordo, ora facciamo un confronto, anzi campo magnetico terrestre campo magnetico terrestre e campo geomagnetico voi sapete non mi ricordo il numero andiamo a vedere 025 065 gauss quindi ovviamente qua dice 13.000 eh, cosa che era 13.000 gauss quindi siamo a eh, quasi 100.000 volte, 50.000 volte il campo magnetico terrestre, quindi sì, forte, e sono 25,65 micro Tesla. Quindi è un campo, lui dice, di qualche millitesla, fondamentalmente. Quindi Gauss-Tesla, se uno Fa la conversione, ok. Allora eh, 13.500 diceva Gauss sono sì, 1,35 eh, Tesla. Ah, ok. Ok, pensavo Beh, sbagliato, giusto, 1,35 Tesla, ok. Ok, verosimile? Mm. Boh, direi di sì, ci può stare. Però vediamo che cosa fa questo magnete. Gauss del campo magnetico. E in questo range che vi ho appena detto abbiamo un'alta un potenza di campo magnetico. Alta okay? potenza? A quale scopo? Beh, ora siamo sempre in linea con il okay. ministero. Da un punto di vista fisico, la potenza è un'altra cosa, che, ma. Sai, vede che in qualche modo, sorvoliamo. Sorvoliamo. Eh, ci devono essere, okay? ok? E va a sostituire, diciamo, ciò che noi a volte abbiamo in casa per addolcire l'acqua. Spesso e volentieri abbiamo queste acque piene di carbonato di calcio. Io lo definisco carbonato di calcio, vedete, perché il calcare spesso è come un demonio. Quindi dice che va a sostituire gli addolcitori per il calcare in, in casa. Interessante anche la il telelegramma. Invitato spesso dal marito del 60, secondo cui saremo circondati da un'aura emessa eh, ma questo arriva dopo. Questo arriva dopo. Riportava anche foto di tutto, non si sa come a sostegno. Esatto, ma questo arriva dopo perché è tutto collegato. Cioè, la cosa divertente anche delle pseudoscienze è che a volte si contrastano tra di loro, uno dice una cosa, uno dice un'altra, infatti sono a vedere i dettagli, ma a volte si, si, si come dire? prendono spunto l'uno dall'altro, si, si supportano, diciamo. Molto detto, interessante. No. In realtà è carbonato di calcio per il 90%, il okay. fatto di poterlo disgregare, trasformare in un qualcosa che è molto quindi più assimilabile. Quindi disgrega il lo carbonato di calcio. Quindi è biodisponibile. In questo caso lo fanno... biodisponibile. In questo modo, ma anche okay. per le tubazioni e per gli elettrodomestici di casa. Quindi soltanto con questo andiamo a sostituire una, un metodo di filtrazione di, 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 di addolcimento attraverso filtri aggressivi. Quindi lui dice che questo qua serve per i calci, eccetera, eccetera, che vanno Al togliere. posto dell'addolcitore perché non quindi... filtra nulla, non toglie il calcio, carbonato di calcio, quello che è, ma lo migliora, lo rende biodisponibile. Poi lo andremo a vedere le chicche finali. Ma qui andiamo a trasformare dalla H. Okay, in una laterata un po'. che poi spesso assorbe. Che normalmente assorbe il sale che ci sono poi nei pastiglioni dopo l'addolcimento o comunque nell'addolcimento nella fase di filtrazione? Questa è una domanda da porsi. Con questo non dico che non funziona perché i filtri funzionano, però insomma si può anche mantenere l'acqua così com'è senza alterarla e raggiungendo l'obiettivo di salvaguardare l'acqua. Ovvio che non puoi dire i che i filtri ovviamente. non funzionano. Quindi comunque il biotermica già, già trasforma il calcare in aragonite Esatto, il l'acqua. Questo si fa per le tubazioni. Poi una parte che... interessante arriva But, qua. No, ah, ah. Il tubo. Anche i miei video materiale è okay. un altro. Quindi questo, questa uh, profondità di passaggio va a intervenire sull'acqua perché ce l'ho sia da una parte che dall'altra. Ok, dice praticamente che il campo magnetico passa attraverso la sua mano ovvio è un campo magnetico come il campo gravitazionale non si scherma con così facilmente poi vabbè il campo magnetico sì, ci sono modi per schermarlo e sicuramente non con, con in questo caso una mano però ok e in questo caso quindi vado a interagire con, questa, con, la, con la struttura cristallina del calcare Vedete, se dico, dico una cosa e questa è una letteratura scientifica ecco. che ha più di un secolo questa è la parte interessante, è una letteratura scientifica che ha più di un secolo, cioè tira in ballo la scienza, non è che dice, ok, questo addolcisce, eccetera, che per una persona non esperta, poi andremo a vedere, potrebbe anche essere, eh, potrebbe anche essere verosimile, adesso vediamo, però non ha mai spiegato come fa. Dice, trasforma il calcare, trasforma il calcio, migliora l'acqua, sì. Come? Che fa? Cioè il campo magnetico cosa fa dopo, vi dico? Ogni secolo? Uno scienziato che si chiama Lorenz l'ha scoperto, che, che la, il campo magnetico trasformava la calcite in aragonite, quindi non è nulla di nuovo. E perché non l'hanno mai applicato? Vabbè. Dice, uno scienziato di nome Lorenz, cent'anni fa, ha scoperto che il magnetismo trasforma la calcite in aragonite. Che non è vero. Mettere questo ce l'hai per sempre, non devi fare nulla. Tutto il resto devi cambiarlo. Ah, cioè dici c'è un business in filtro eh, c'è sempre, ci sono i poteri forti. Sembra, insomma, più o meno è così. Quindi c'è una motivazione che non è una dimostrazione scientifica, Beh, ma, ma è sai, che c'è 10 un. 10.000 persone che con noi hanno il biovital da, insomma, non sono tante, non sono poche. Dietro, ok. Fai conto, ricordo. sono 2 milioni. E quindi tu L'idea okay. era che dovesse esserci qualcosa da cambiare su un qualcosa okay, che nasce. parla dice sempre la motivazione economica, ora. La cosa divertente è che se voi andate andiamo su Google e cerchiamo Lorenz, Lorenz eh, Forza è il famoso fisico che ha vinto sì il Nobel, è vinto il Nobel nel 1902 direi, ed è il famoso fisico della forza di Lorenz. La forza di Lorentz è la forza di un campo magnetico, quello che si studia anche al liceo, a scuola, insomma, ai superiori. E lo sappiamo bene: cioè, se abbiamo una carica elettrica che si muove con una velocità V ed è applicato un campo magnetico, la carica elettrica, tra virgolette, gira, cioè subisce una forza che è perpendicolare alla direzione della velocità per cui ruota, ha un moto circolare, rotatorio, almeno nel piano. C'era una figura, bella questa, della forza di Lorenz, che fa vedere nel caso in cui, qua, nel caso in cui ci sia per esempio una carica che si muove, per esempio in questo caso in un campo elettrico, ok, e applicato un campo magnetico, il moto sarà nel piano circolare, ma in più avanza e quindi complessivamente ha un moto elicoidale. Ok, tutto questo molto interessante. In questo caso non abbiamo un campo elettrico, ma abbiamo l'acqua. E questa cosa, del campo magnetico che fa qualcosa su qualche molecola è verosimile, cioè, sicuramente avrà un effetto fisico così come anche la pressione dell'acqua ha un effetto fisico, del tubature ha un effetto fisico quello di muovere eh, l'acqua. Ovviamente sarà una dinamica di un fluido, sarà vorticoso, sarà caotico, quello che volete. Ma non è nulla di, di eccezionale, non c'è nessun ordine prestabilito, nessuna cosa eh, incredibile. Se ci sono degli ioni nell'acqua, come posso immaginare, che ne so, l'ione calcio piuttosto che sodio, allora questa, questo ione è un atomo che ha una carica elettrica netta, complessiva, perché ha perso, per esempio, un elettrone o ha acquisito un elettrone, e quindi subisce, diciamo, l'effetto da parte di un campo magnetico. E quindi, complessivamente, se fosse nel vuoto da solo, ruoterebbe vero però non si capisce quale sia la conseguenza o l'effetto nell'acqua riguardo alla struttura o all'eventuale eh, accumulo, eccetera. Anche perché nell'acqua ci sono tantissime collisioni fra particelle, quindi anche con un campo magnetico uno dovrebbe, cioè con, con tutte le particelle che si muovono in modo disordinato, uno applica e ci sono ioni, oltretutto di, di, di carica opposta, complessivamente si muove in avanti, ma dubito che riesca a compiere un moto perfettamente liquidale, perché avrà tante di quelle collisioni nel mezzo che sarà un moto comunque caotico, quindi non avrà fisicamente, suppongo, che non abbia nessun effetto, ma... E soprattutto non, non, non dimostrano, c'è nessuna simulazione, cioè, diciamo... Pseudoscienza è quando non abbiamo dei dati, in questo caso non ci sono dei dati, non ci sono delle verifiche, non ci sono dei, dei, delle, eh, come dire, delle prove, delle dimostrazioni o anche solo una spiegazione, non esiste. È semplicemente un fidarsi di quello che ci viene detto, c'è qualcuno che ci vende un prodotto, ci dice come funziona, io mi fido e basta. E questo prolifera no, un po' anche le pseudoscienze. C'è qualcuno, un'autorità, qualcuno che lo dice in tv, lo dice su YouTube, lo dice su internet. La prima cosa per contrastare le pseudoscienze è non fidarsi mai, ovvero dubitare, criticare sempre tutto e controllare, verificare tutto, non credere. Quindi, eh, anche senza saperne leggere né scrivere, però, uno può andare a scrivere anticalcare magnetico. Dice, vabbè, vediamo se c'è. Ora, suggerimenti ce ne sono per lavatrice, fai da te, funziona, eccetera. Vediamo. Anticalcare magnetico, ce ne sono tantissimi. Potrebbe anche funzionare, allora. Andiamo a vedere Wikipedia. Anticalcare magnetico. L'anticalcare magnetico, o trattamento anticalcare magnetico, è un metodo che secondo promotori e venditori, quindi non secondo gli scienziati secondo promotori e venditori ridurrebbe gli effetti negativi causati da un'elevata durezza dell'acqua mediante l'azione di un campo magnetico offrendosi come un'alternativa non chimica per l'addolcimento dell'acqua bella questa frase non esistono dati in laboratorio in merito all'efficacia di questo metodo citazione di un articolo che andremo a poi a vedere. Quindi il trattamento anticalcare magnetico è considerato come privo di efficacia e pseudoscientifico. Tuttavia, alcuni studi sostengono di aver registrato effetti significativi e riduzione del livello di calcare. Vediamo quest'altro. Quindi diciamo che la letteratura è contrastante. Anche qua dicono di funzionamento ipotizzato. Ok, anche qui ok. Però è interessante che questo. Tuttavia, mi concentro su, sulle frasi importanti per non leggere tutto. Tuttavia, uno studio svolto nel 1996 presso il Lawrence Livermore National Laboratory non ha rivelato differenza nella struttura cristallina del cacare in seguito all'utilizzo di questo filtri. Ma io non mi fido, guardo il link. Ok, è forse un articolo, è un PDF. Test of a magnetic device for the amelioration of scale formation and treatment facility D. Ok. L'altro articolo era questo, Non Chemical Water Treatment Systems, History, Principle and Literature Review. Ok. Voi avete mai usato un... un scrivete, potete scrivere, commentare, se avete mai usato un uh, anticalcare magnetico, ad esempio, avete mai provato? Perché poi vi farò vedere anche la cosa interessante. Ok, qui ci sono diversi, diversi metodi: uno è col magnete permanente, che era quello mostrato prima, oppure con una corrente alternata che induce un campo magnetico, eh, appunto elettromagnetico. Ah, no, qua induzione AC, forse è qualcos'altro? Sì, che intende. Ok, elettromagnetico o elettrostatico, con la carica elettrica. Ok, qua fanno... Diverse application of technology. Ah, ok, quindi qua proprio... <ride> Ok, fanno anche riferimento proprio ai singoli dispositivi, Clearwater Systems, mi dicono anche chi vende, chi vende questi prodotti. Ok, e quest'altro articolo è invece del 2008, è eh, del 2001, scusate, 18 ottobre 2001 versione rivista però anche qua dice ok c'è cioè probabilmente la forza di lorenz ma non è che lorenz ha ricevuto insomma già c'è della misinformazione nel senso che si dice che lorenz ha ah, un fisico un nobel ha scoperto questa cosa no semplicemente ha studiato i campi magnetici in sé, non l'applicazione all'acqua o calcare o quello che è, già della disinformazione, ecco. E non è un metodo scientifico, comunque, non. Mh, senza base. No, questa è un'altra cosa. Eh, senza una base scientifica. Ok, vediamo anche Wikipedia in inglese, se ci offre più um, spunti. Ma più o meno dice. Antiscale Magnetic Treatment dice più o meno le stesse cose. Vendors of Magnetic Water Treatment device frequently use pictures and testimonials. For the quantitative detail and well controlled studies. Ok, ovviamente non hanno. Eh, non hanno. Eh, prove perché non, non ci sono risultati scientifici. La gestione magnetica certo lo uso sempre, però so dove ho avuto un riscontro positivo? Nell'oroscopo <ride> del giorno. Ok, no, la prima parte della frase mi ero preoccupato, come lo usi sempre? Lo uso sempre, però dopo vent'anni ho le tubature tutte intasate in casa e non so perché. Se neanche l'anticalcare magnetico funziona, chissà cosa fanno nella nostra acqua. Ti riuscite sulla fusione fredda, esatto, ma è tipicamente una bufola. però... Qui, eh, 30 years of myth, of myth busting, um, back precipitation, bla bla bla. Ok, per fare scienza fatta bene bisognerebbe leggere e analizzare in modo critico. Però, già da Wikipedia da una semplice ricerca, no, sempre pagina sbagliata. Era questa, da una semplice ricerca si vede che Diciamo che non trovo nessun articolo Magnetic Watch Treatment anche eh, su Google, non trovo nessun articolo scientifico, sono solo dispositivi venduti. Ma la cosa interessante è che su Amazon ci sono dispositivi o su vari siti da 15 euro, 25 euro, no? Quindi uno si chiede, ok, quanto costerà questo dispositivo? Questo qua, questo qua, BioVital Block, quanto costerà? Quanto costerà? Secondo voi quanto costa? Bloc, si accettano scommesse. Ah qua già si vede il prezzo però okay, l'ho fatto vedere. Secondo voi quanto costa? Perché è un magnete. Cioè, ok, sarà potentissimo, avrà questi super poteri. Però caspita, è un pezzo metallico magnetico. No, no, nulla di eccezionale, ok? Certo cioè, sarà fatto a forma di, di tubo, che ne so. Che poi anche lì, vabbè. Ehm, sarà... Cioè ha questo incavo in mezzo tra le due parti per, 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 per attaccarsi al tubo, però cos'ha di speciale nulla. E quanto costa 990 euro? Ora. 990 euro, IVA inclusa. Addio calcare incrostazioni. Il dispositivo è elaborato con tecniche sofisticate. Tecniche sofisticate. È un metallo magnetico. Cioè, è un magnete. Che tecnica sofisticata c'è in un magnete? Elaborato, neanche prodotto, è elaborato. Ok. Frutto di anni di ricerca nel campo dei magneti per uso industriale, la purificazione microbiologica e l'acqua. Ma se tanto sapete che già funziona, che ricerche servono? <ride> Basta fare un magnete. Cioè, ok. Non aumenta la conduttività dell'acqua. E te pare. Non necessita di alimentazione. È un magnete. Non necessita di filtri di manutenzione. È un magnete. Non ossia le tubazioni e non causa elettrosmog acqua poi qui è la bellezza contro no, ogni concezione fisica anzi adesso metto il questo questo è d'obbligo acqua magnetizzata per tutta la casa acqua magnetizzata raga acqua magnetizzata L'acqua è acqua, cioè, ma pensate se fosse magnetizzata. Cioè, vado in giro e mi attacco, cioè, attiro, attiro tutti gli oggetti di ferro. Può andarci in mezzo alla salute, esatto. Ma questo di per sé non fa nulla, tuttora che è un anticalcare, semplicemente al massimo ti, ti, ti rovina la, la, la lavatrice, la lavastoviglie, i elettrodomestici perché non fa quello che dicono che faccia, cioè quindi uno dice, ah, non prendo il filtro, non prendo l'anticalcare perché ho sto blocco di magnetico e quindi, eh, tant'è. Però c'è... Cioè, acqua magnetizzata, c'è... Cioè, ok. E addirittura qua è scritto, è scritto in grassetto, l'utilizzo di acqua magnetizzata a scopi domestici salvaguarda le tubature, mantiene efficienti gli elettrodomestici. Acqua magnetizzata sono due chili di magnete e basta 990 euro un blocco magnetico che c'è su amazon raga c'è su amazon ci sono in giro cioè se uno lo vuole ne prende costa 15 euro no 990 euro e comunque non funziona per cui Compratevi altro piuttosto. Ora, togliamo il meme. Allora, anche se poi, <ride> anche se poi ehm... tornerà il meme di Messi tornerà. <ride> Esattamente. Allora, e questa era la prima, la prima cosa riguardo al ehm... Questo. Poi, vabbè, dicono l'acqua viva. Dicono poi è e bello sono... perché, in altri punti di altri video, altre dirette, c'era qualcuno che diceva: Ma la mia, mia moglie, la mia ragazza, non mi ricordo, è diabetica o ha dei problemi. Ma va bene, quello per risolvere. Allora, allora, non sostituite cure mediche o qualsiasi altra cosa con questa roba, perché no. No. Allora, un'azienda di quelli che fanno i filtri e io quel muffo ci raccontano. Ma la cosa bella è che nello stesso sito e qua arriva quello che diceva prima qualcuno riguardo a Laura o qualcosa di simile. Ora, anche qui è bellissimo. Perché L'evita l'acqua, questo depura l'acqua anche qui, rivitalizza e struttura l'acqua. Cioè, l'acqua è un liquido, è un liquido. Ok. Immaginate le molecole che si muovono no? velocemente, vorticosamente, quello che volete, che interagiscono tra di loro, è molto complesso, è un argomento veramente complesso perché in realtà si formano delle microcavità, delle cose, ma durano millisecondi non hanno effetti sulla salute, non hanno effetti percepibili, ok? Ci sono degli studi di chimica e di fisica, cioè è vero che, eh, per esempio, i, um, come dire, se uno guarda per esempio la densità, eh, si centra su una molecola d'acqua e guarda la, de la densità in funzione della distanza da questa molecola, ci sono delle oscillazioni, ci sono... Uno può studiare la punto di idrogeno dinamico, da un punto di vista sia semiclassico che quantistico, ok, ma questo no, no. Acqua viva, viva, ma che vuol dire viva? Cioè, strutturata. Che struttura? Cioè, è acqua, è un liquido. La cosa bella, anche qui, consiste nel sottoporre ad un campo magnetico. Ora. E ad una vorticazione elicoidale, ma la domanda è, ma quando io la bevo, che mi va giù per la gola, e se vortica in un altro modo ha un'altra struttura? Vabbè, questo l'arricchisce, cioè il fatto che vortichi, l'arricchisce di energia magnetica e meccanica, energia magnetica. E meccanica, cioè l'energia meccanica ce l'ha comunque perché se no non si muoverebbe, ok? Quindi energia... e comunque ce l'ha lo stesso perché si trova a una certa altezza, ha un'energia potenziale e un'energia cinetica come si insegna, non so in quale anno del liceo, prima, seconda, non lo so, energia meccanica uguale energia cinetica più potenziale, l'acqua si muove, ha un'energia cinetica, l'energia meccanica ce l'ha, non la arricchisce, cioè uno apre il rubinetto più forte e l'acqua ha più energia meccanica ma che me cambia? Cioè, mi schizzo d'acqua al più. Ok. Le molecole d'acqua in natura sono organizzate in microcluster di 5-6 molecole. Da dove viene? Che vuol dire? Vabbè. Quando l'acqua viene prelevata e allontanata dalla sorgente, perché questa è la cosa interessante, perché uno può dire, vabbè, magari ci sono anche l'acqua, effettivamente io non so come, si come dinamicamente, come si muovono le molecole, come interagiscono tra di loro. Ok, facciamo? Non lo so, diciamo così. Però anche, cioè, lo posso anche prendere per, per pseudo buono, pseudo, giusto prima, nel tema delle pseudoscienze: che si organizzi in microcluster. Ma quando l'acqua viene prelevata e allontanata dalla sorgente, la sua struttura molecolare entra in una condizione anomala e disordinata già dopo qualche ora. Ora, in un altro video dicono che anche dopo pochi minuti. Già disordinata. Ok. Cioè, minuti, ore, non si sa. Altre volte giorni, così. Ma che vuol dire? Cioè, perché se io la prelevo dalla sorgente, perché dovrebbe entrare in una condizione anomala e poi prelevata dalla sorgente. Perché io vado a prelevare l'acqua dalla, da, dalla sorgente, e l'acqua sorgente a dove arriva? Cioè, è la sorgente, il fatto che, che poi anche lì sorgente. Sarà acqua che si scioglie dai ghiacciai, acqua piovana che si accumula. E perché nella sorgente dovrebbe avere il microcluster, ma quando la allontana la sorgente si disordina? Così, non capisce più niente? <ride> Vabbè, anzi, rimettiamo il meme, il meme Messi, ok? Ma che stanno a D? Ora, e ti fanno vedere, questa è l'acqua morta, il macro cluster, e ci hanno disegnato una formina. Con l'acqua, almeno questa, hanno fatto H2O, quello rosso è l'ossigeno, i due bianchi sono l'idrogeno. Va bene, fin qua ci siamo. Poi, cristallo d'acqua strutturata in macrocluster. Foto al microscopio. Parli che sarà un'immagine. Vabbè. Soffre anche di depressione. L'acqua allontanata dalla sorgente? Probabilmente sì. Oh, oddio, magari è per quello che si, che si disorienta, che si, si destabilizza. Non, non lo so. Forse vuole la sorgente. Non ho ne idea. Questo è cristallo d'acqua. Ma l'acqua non è un liquido, sarà cristallo, suppongo, de dell'acqua ghiacciata, quindi non è più acqua, è ghiaccio. Vabbè, quindi cosa c'entra la struttura, struttura di quando è liquida a quando ghiaccia? C'è una transizione di fase, c'è un cambiamento di stato, e quindi? Vabbè, questo è un cristallo d'acqua. Vabbè, ci credo. Cioè, oddio, in realtà a me, non a me sembra una cosa solo sfocata, ma vabbè. Ok, dopodiché dicono con BioVital torna acqua viva, replicando quei processi che avvengono in natura. Perché in natura abbiamo dei campi da un Tesla e un, un arrotondamento, un moto elicoidale in sezione aurea. Che processi ci sono in natura? È ghiaccio che si scioglie, ghiacciai, il fiumiciattolo, e vabbè, pioggia. Comunque, è il microcluster e questo è il cristallo d'acqua sfruttato in microcluster. Ora, ma che stai a dire? Cioè, e quindi? c'è davvero la logica, ora rimetto, vabbè, questo il meme l'ho già messo. Cioè, davvero la logica è... Quest'acqua ha questa forma quando diventa ghiaccio e quindi è brutta e cattiva? E quest'acqua, quando diventa ghiaccio, ha questa formina bella e quindi è buona? Ma che stai a dire? Ma che è sta roba? Vabbè. Il campo magnetico calibrato, calibrato su che cosa, non si sa. Ripristina la condizione armoniosa e strutturata in microcluster. Ok, la rapida vorticazione, il contatto con l'argento, tutte cose un po' a caso. Qui c'è la ziolite, il passaggio attraverso la ziolite. Andiamo a cercare la ziolite, l'ho già cercata, era qua. La ziolite non ha. non, ha, cioè, non fa niente la ziolite, la ziolite c'è scritto, cioè fa qualcosa, ma non c'entra nulla. non c'entra nulla. Ora, certo, che farà? Rimuoverà metalli pesanti. Qua c'è scritto ad esempio, i zooliti naturali contenenti cationi, sodio o potassio sono in grado di scambiare specie ioniche quale calcio e magnesio. Ora, ah, l'acqua è via più felice. Sì, è vero, è più felice e quindi diventiamo più felici anche noi. Gli zooliti possono scambiare i metalli nei loro canali con altri metalli. Ad esempio, se una ziolite di sodio è immersa in una soluzione concentrata di ioni potassio, tale ziolite diverrà una ziolite di potassio. Ok. E quindi, c'è cioè, fondamentalmente qua, la ziolite, se avessero tirato in ballo gli ioni H+, e H- nel momento presente nell'acqua, sarebbero stati più credibili. Eh, certo, però, il punto è che non è che... cioè, non hanno nemmeno loro una conoscenza... <ride> Un minimo dignitosa. importante è l'utilizzo della ziolite A addizionata con sodio nei detergenti per lavatrice e lavastoviglie. Questo processo permette lo scambio sodio-calcio per contrastare l'acqua dura. La zeolite in sé può favorire ad addolci... può favorire l'addolcimento dell'acqua. Però loro lo dicono ok? Per dire... Cioè, avrà... A no, dov'è la zeolite? Sì, questo qua, roccia vulcanica. Poi roccia vulcanica. Cioè è naturale o magari la, la sintetizzano anche loro, ma scrivono roccia vulcanica. Vabbè, ok. Il transito ulteriore nel campo magnetico, c'è cioè sempre il campo magnetico. Bellissima questa cosa. Eh, riporta la struttura molecolare dell'acqua al suo stato naturale dopo la purificazione con la ziolite. E poi, vabbè, l'argento. Ok. Bene. Cioè, bene, no, malissimo, male. La cosa bella sono le prove di laboratorio. <ride> le prove di laboratorio. Cioè, non sono articoli scientifici, non ci sono dimostrazioni, non ci sono grafici, risultati, ci sono prove di laboratorio. Vediamo quali sono queste prove di laboratorio e Motolab. Ora, l'acqua che sgorga da sorgenti, questa non so, è una citazione, vabbè, in terre rimaste incontaminate forma cristalli più belli e armoniosi delle acque trattate artificialmente. Tali cristalli, che poi voglio dire, i cristalli sono tutti diversi fra di loro, sono fondamentalmente casuali, dipendono dalla velocità con cui abbassi la temperatura. Che c'entra? Vabbè. Tali cristalli a struttura regolare... Acqua strutturata, ma come? Come fa l'acqua liquida ad avere dei cristalli? Ma allora è solida? Vabbè, c'è un po' una confusione su questo. Ha ah, un'energia vitale maggiore. Che cos'è l'energia vitale? Si parla di fisica, si parla di energia magnetica, qua adesso è energia vitale. Che è l'energia vitale? Lo scienziato e ricercatore Masauro Emoto ha dimostrato questa sua affermazione ottenendo... Questo è bellissimo, è bellissimo. È un capolavoro di... Alta classe. Ha dimostrato questa sua affermazione ottenendo prove fotografiche. La scienza fatta con prove fotografiche. Perché facciamo calcoli? Perché facciamo simulazioni? Perché facciamo grafici con numeri? Bastano delle foto. Prove fotografiche. Che hanno congelato... Visivamente l'aspetto dell'acqua di sorgenti in tutte le parti del mondo. Ora io sfido l'acqua di sorgenti ad avere questo cristallo. L'avranno ghiacciata da qualche parte. Ma soprattutto, che c'entra il. Cioè, queste sono le prove fotografiche. Dopo c'è di nuovo quella foto di più. Ma che vuol dire? Cioè, quindi, qui, allora nel, nelle cascate, hanno ottenuto questo cristallo. C'è cioè, solo questo cristallo? Tutti uguali, sfidano le leggi della, della statistica e della termodinamica. Nel lago di Baikal, in Siberia, hanno trovato questo cristallo. E in quest'altro lago, in questo, in questo, in questo, a parte che a me questo non piace, è a Lourdes. Vabbè, ah, ok, ho già capito. Ho capito, ho capito. Questo... È a Lourdes e quindi ha una forma tipo da corona, di c'è qualcosa, c'è qualcosa che è diverso rispetto agli altri. Perché tutti gli altri hanno una struttura che hanno una simmetria che è più o meno esagonale, vedete? Questo di Lourdes invece è circolare, vedete? E poi qua un altro sorgente in Giappone. Ora, il bio Vitale è uno dei pochissimi dispositivi a essere testato e certificato dalle Moto Labo Europe. Ora, è il test cristallografico come dicevamo prima e dopo il BioVital. Con. però prima non c'era il copyright. Ma scusate, ma qua. ma. vabbè. Queste foto prima le avevano tagliate, forse. Vabbè, e qua c'è il copyright di Office Masauro Emoto. Ora, secondo l'interpretazione prevista dalle teorie di Emoto. Si evidenzia che il cristallo a forma regolare, mostra una maggiore energia vitale. Si evidenzia mostra una maggiore energia vitale. Ma dov'è che la mostra? Cioè, ora deve tornare d'obbligo il meme. Dov'è che cioè, mostra l'energia vitale? Scusate, io non vedo l'energia vitale. Dov'è questa energia vitale? Ok, questa è una forma regolare, a parte che, vabbè. Hanno preso, selezionato, cioè avranno avuto milioni di cristalli, ne prendo uno. E, e dov'è l'energia vitale? Vabbè. Ma la cosa bella è, andiamo a cercare, chi è sto Masaru Emoto? Uh, questo qua. È stato, cioè non, non, non bisogna neanche aprire, ma doveva essere un semplice calcificante? No, quello era quell'altro. Perché hanno vari dispositivi, dopo vi faccio vedere. Masoremoto è stato un saggista e pseudoscienziato giapponese. Ok. Si laureò con una specializzazione in relazioni internazionali. Ok. E è laureato in relazioni internazionali. Ok. Nel il 92 tenne un attestato relativo alle medicine alternative. Ah, questo spiega tante cose successivamente negli Stati Uniti si interessò alla risonanza magnetica. Ok, Maso Remoto è conosciuto per gli esperimenti sulla presunta memoria dell'acqua. Quindi qua si ricollega la memoria dell'acqua, omeopatia. Teoria secondo la quale sussisterebbe una relazione tra i pensieri umani, ah no, qui è molto più potente: qui sono i pensieri umani e vari stati dell'acqua considerati a temperatura convenzionale di meno 4 gradi. Ma scusate, cari miei, acqua a meno 4 gradi è ghiaccio. Okay, acqua allo stato solido, ma comunque è ghiaccio. Cioè, parlano delle proprietà dell'acqua liquida, ma studiano l'acqua solida. Ok. Ok, e mancanza di controlli sperimentali per non aver diffuso sufficientemente, sufficienti dettagli del suo approccio con la comunità scientifica. Ok, quindi nel senso anche un utente medio dice chi è Masaru Emoto. Cerchiamo, pseudoscienziato, teorie non dimostrate. Ok, ora. Fra l'altro qua c'era il discorso dei pensieri. Esperimento di Masaru Emoto. Questo è bellissimo, bellissimo. Si tratta di inserire il riso con acqua di rubinetto in dei barattoli fino a riempirli. Quindi qua è acqua di rubinetto, basta acqua normale. Quindi perché comprare un biovital, perché comprare un dispositivo? Basta acqua normale. Riso, acqua e barattoli sono dello stesso tipo. Nel barattolo a sinistra ci sarebbe quello che secondo lui è risultato dopo aver scritto ricevuto insulti. Quello a destra dopo aver ricevuto l'odi. L'immagine mostrerà il risultato dopo circa una settimana. Ragazzi, non serve comprare dispositivi per l'acqua. Basta ricevere delle lodi, basta che l'acqua riceva delle lodi. Basta che voi diciate acqua, come sei bella, come sei buona, tu vali, tu sei importante, tu sei viva. Non serve il BioVital. Bastano le lodi all'acqua questo è l'esperimento di Masaro e eh. l'esperimento di Masaro Moto è questo loro parlano Masaro remoto, metodo Masaro Moto metodo Masaro basta ok qua spiega anche cosa mi un insulto basta dare all'acqua delle lodi e eh, allora ora anche qui vi starete chiedendo questo qui, questo dispositivo. Allora, quello di prima, il block, è un coso magnetico che serve come anticalcare. Questo qua invece è una cosa di più, non fa solo come anticalcare, ma rende l'acqua viva. È quella da bere, perché quell'altro era per la tubatura e così, per i, tipo per la lavatrice. Questo qua invece serve proprio per, per berla. Ok? Ok, scopri risparmio, acquista quanto costerà si accettano proposte però l'ho già svelato mi dispiace non pensavo che si vedesse subito allora 1600 euro più IVA hanno un sacco di prodotti tantissimi hanno dispositivi biomagneti tutto col magnetismo quindi in realtà <ride> Quello insultato esplode, esatto, esattamente. Ma quindi, ma è, è potentissimo. cioè si potrebbe, si potrebbe creare una bomba, no? un'arma, un una qualunque cosa, o produrre energia semplicemente con degli insulti. Stupendo. E niente, BioVita l'acqua, questo qua, 1952 euro con l'IVA. Il blocco, il pezzo magnetico, 990 euro. Quello per la doccia, 480 euro. E tutto questo con una... Eh, però ci sono le testimonianze. Vabbè, queste le voglio leggere. Ah, no, sono, sono video. Vabbè, non mi interessa più. Però, cioè, tutto questo, le prove di laboratorio, sono foto di pezzi di ghiaccio. Ok, ma non è finita qua. C'è anche il test della mela. Ma voi conoscevate il test della mela? Conoscete il test della mela. Il test della mela? Chi è che non fa il test della mela? Che non... Però non bisogna morderlo. morderla. È questo? È questo? La mela prima? E. No, aspetta, ma questa non è una mela. La mela prima, ora tolgo il meme. La mela prima e la mela dopo. No, non è la mela, eh, in questo eh, laboratorio abbiamo immerso la sezione di una mela in una bacinella d'acqua per 30 minuti e ne abbiamo osservato gli effetti a seconda del tipo di liquido usato, una mela, un esperimento. Caspita: cioè, già che, che, che vai in questo laboratorio, ma prendetene 10 di mele. Se la perdi se ti cade ah la spedizione è gratuita ah la spedizione è gratuita vabbè, allora vabbè, non trovo più era qua spedizione è gratuita vabbè allora allora ok spero anche rapida perché cioè, se io spendo 2000 euro e eh, io voglio subito la mia acqua viva, microcluster, strutturata, quello che è. Ora, la prima metà ha, cioè, hanno usato una mela e l'hanno divisa in due, ma sono dei barboni. La prima metà è stata immessa in semplice acqua di rubinetto, mentre per la seconda si è utilizzata pura acqua strutturata biovital. Questo è ciò che il microscopio ha fotografato. Questa è la magia più grossa. Non lo hanno fotografato loro, lo ha fotografato il microscopio da solo. Prima del dubitare. Ma scusate, ma non erano due pezzi diversi. Ma. Ma non è uno messo. La prima metà è stata immersa in semplice acqua di rubinetto, mentre la seconda si è utilizzata pura acqua strutturata. Prima, dopo il biovital. E quella del rubinetto? Se la sono mangiata. La sezione della mela fotografata, prima dell'uso del di dispositivo biovital, presenta una sostituzione regolare e ben contrastata solo nella parte centrale. Ma questa... ma quindi è veramente una mela? È una sezione di mela? Ma che è sta roba? Al microscopio? Scusate, ma... La sezione della mela. Ora io non so quanto abbiano ingrandito col microscopio, ma se al microscopio, quindi con suppongo non so, 10, 100, 1000 ingrandimenti, la sezione della mela è questa. Ma che mela hanno tagliato? Che sezione avevano della mela? Cioè, Vabbè. Dopo l'uso di dispositivo biovital, la sezione della stessa mela presenta una struttura regolare e ben contrastata anche nella zona periferica. Io non ci vedo una mela né a sinistra né a destra, però vabbè, e non so neanche che parte della mela sia. Comunque, nella prima immagine la materia tende a morire nella periferia. Ma perché? Perché a morire? È più scura, ma dice che è morta. Cioè, che, che vuol dire morire? Mentre nella seconda è ben evidente, è ben evidente, cioè, ovviamente, è evidente. E se uno è ipovedente, non, non è evidente. Vabbè. Mentre la seconda è evidente come quasi tutta la sezione sia rimasta praticamente viva. Praticamente. E teoricamente è divertentissima. È divertentissima. Ah, sono queste le... Sono queste le, le testimonianze, ho acquistato il dispositivo da solo un mese, doppio punto esclamativo. Mi sono entusiasta perché mi permette di avere l'acqua di qualità a un prezzo abbordabile. L'acqua del rubinetto è a un prezzo abbordabile. Senza bisogno di comprare 2000 euro di ferro, vabbè. Inoltre mi permette di partecipare in modo attivo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, riducendo l'accumularsi delle bottiglie di plastica. Ma perché bevi l'acqua del rubinetto e non usi nessuna bottiglia? Che, 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 non è che le cose si escludano. Mi invito tutti a partecipare a un evento di presentazione e prendere visione delle sue caratteristiche. Ok. Ok, l'acqua ha un gusto più leggero. Io, ora acqua leggera, acqua fresca, ma il gusto leggero non l'avevo mai sentito rispetto a quella prelevata senza dispositivo nella stessa mia abitazione bevo molto di più e non uso più acqua in bottiglia che spesso viene anche lasciata per lunghi tempi al sole ok e uh, quanto bevo quasi 3 litri al giorno perché è leggera dissetante ora un altro meme no non ce l'ho qua No, allora preparo la... Posso tornare qui. No, ho sbagliato. Qui. È dissetante l'acqua? Drenante. Ho perso peso? Ho perso peso 1,3 kg di troppo. Sensazione stupenda. Ho perso peso 1,3 kg. Ok, e niente, quindi questa era la parte su queste cose qua. Quindi pseudoscienza, acqua, magnetismo, memoria dell'acqua. Però c'è un'altra cosa bella. L'ultima prova di laboratorio. L'ultima prova di laboratorio. Il test, come qualcuno di voi citava prima. Il test dell'Aura, bellissimo, bellissimo. Ricordi di infanzia con Dragon Ball, in questo test verifichi verifichiamo parole usate in libertà, verifichiamo i cambiamenti energetici in diversi soggetti a seguito dell'assunzione di un bicchiere di acqua sotturata, cioè assunzione bevi un bicchiere d'acqua. Vabbè, assunzione di un bicchiere. Abbiamo utilizzato il GDV, Gas Discharge Visualization, uno strumento di bioelettrografia ideato dal fisico russo Konstantin Korotkov nel 95, basato sul famosissimo, aggiungere io, effetto Kirlian. Ok, devo rimettere il meme. È il primo strumento che permette di visualizzare la distribuzione in campo energetico umano e di renderlo facilmente comprensibile. Dragon Ball. Una sola parola. Dragon Ball. Ecco cosa avevano. Il GDV. Gas Discharge Visualization. Che a me richiama vagamente qualcos'altro. Gas Discharge. Gas Discharge. Ehm... Um... Vediamo questo articolo scientifico su che cos'è veramente il gas discharge visualization. An imaging and modeling tool. Vediamo bla bla bla. Gas discharge uh, visualization. Is based on electrical activity of human organism. Ok. Raga, ma è la stessa immagine? È la stessa immagine. Allora. Allora. Questo, figura 1, immagini del secondo dito della mano destra e rispettiva lumbar thorax zone. Cosa? Ok. Però, la cosa bella, no, volevo guardare se c'erano i numeri. Ora, qui però dice, è il primo strumento che viene utilizzato per l'esecuzione del campo magnetico, ok, a parte che no energetico umano, no. Qui dice qui dove? Qua. Qui dice attività elettrica. Electrical activity. Non il campo energetico umano, che è il campo energetico umano. È l'attività elettrica. Questo permette un'analisi della salute sulla salute, sullo stato psicoemozionale di una persona. Beh, veramente lo stato psico Emozionale, no. Vabbè. Però dice, questo esempio è il risultato di Mauro T. Così, Mauro T. Prima di bere acqua strutturata, dopo l'assunzione di acqua strutturata. Eh, S immagine. Ok, qua ci hanno messo una, boh, meno righe. Qua più righe, c'è un'area con della simmetria, così. Ok, ma soprattutto, area di che? Area 16.225, così. Un po'. vabbè. molto interessante però ovviamente è over 9000 cioè over 9000 in ogni caso ci voleva il meme non ce l'ho di mh, quello di dragon ball però guardiamo le immagini ci sarà solo quella praticamente sì qua immagine delle dita Ok, ah, bello. Sempre acqua strutturata. Non mi dite che ci sono esatto i chakra, perché è tutto collegato. È tutto collegato. Però questa è la prima parte. Ok. Però le bellezze non finiscono qua. Perché le bellezze, ok, torniamo a noi un attimo, le bellezze non finiscono qua. Ora, ora, guardiamo, c'è un altro video bellissimo che parla sempre, è, molto, è un po' lungo, guardiamo solo una parte, cioè in realtà ce ne sono tantissimi video bellissimi così. Sulla ce C'erano altri ma non faccio neanche int... tempo a guardarli. Sempre sul magnetismo dell'acqua. Sempre sul magnetismo dell'acqua. E poi di cose simili ce ne sono qua, però devo togliere l'audio. Adesso partirà una cosa. No, ok, non la voglio. Ok. Perché ce ne sono tantissime. E quelle che vanno per la maggiore sono quelle che utilizzano o il magnetismo oppure che parlano di fisica quantistica. Così a caso. Ora vi vorrei far vedere questo video. Ah, ma io c'ho ancora il meme. Lo tolgo. Questo video. Let's give your position. Over. I the... questo Dato una sua pubblicazione. No. Ok, no, non mi voglio perdere. <ride> Intelligent species, memorie, magnetismo dell'acqua, extraterrestri, quinto elemento e biovitali. Ci si mette di tutto, tutto il sapore. Il sapore. Il sapere universale. Ora. Ok, questa introduzione, vediamo La storia, chi è ma... Benvenista. Benvenista Jack Jacques Benvenista, era il direttore di un, di un istituto in cui parlava, aveva mandato una sua pubblicazione no, a una rivista scientifica, eh, non mi ricordo quale, ma insomma che prima l'aveva accettata e poi l'ha rifiutata violentemente. Poi eh, tutti quelli che hanno parlato di sì, memoria perché... dell'acqua esatto. eh, sono stati praticamente. Eh, cancellati no anche No, non è che sono stati cancellati semplicemente sono stati vorrei dire una parola ma non la posso dire forse su youtube mm... come dire no vabbè sono stati smerdati cioè c'è poco da fare sono stati smerdati perché hanno rifatto gli esperimenti hanno visto come facevano gli esperimenti e si inventavano tutto cioè proprio negli esperimenti si inventavano tutto per questo sono stati cioè non sono stati cancellati, sono stati semplicemente smerdati. L'ultimo, il premio Nobel, come si chiama, Montagnento. insomma. non parlava di memoria, ma insomma ha dimostrato delle cose molto importanti. Non parlava di memoria, Emilio però. Emilio del giudice, lo stesso, una persona preparato, a Preparato, eccetera. E quindi anche Masaru Emoto ha parlato di memoria. Torna di memoria. Masaru Emoto. Beh, Mario Matarazzo ha fatto quelle. molto cioè, di più, perché il mondo ci ha fatto vedere come il mondo è piccolo si stampassero... Nell'acqua. Eh sì, ha fatto delle immagini straordinarie, no? Quasi tutte esagonali. Forma esagonale. E Platone... <ride> Quasi tutte esagonali, vero! Cioè, ha fatto delle belle Cioè, onestamente, però. Ma, dov'era? Sono belle, cioè, non so se ha fatto anche queste foto qua... Cioè, Se ha fatto anche le foto alle cascate, cioè, sono belle foto. Era un fotografo allora. Se le ha fatte solo ai cristalli, boh, sì, carine. Ne ho viste di migliori, diciamo. Ne ho viste di migliori. Questo è quello che mi piace di più, sinceramente. Perché okay? vedete che tutto è bello, bello. Patagonia, però, anche la cascata, cioè cascate, poi sono belle. Questa non so che, che acqua sia, di una sorgente in Giappone dove giocano i bambini. Quindi sarà un'acqua proprio. Pulitissimissima, suppongo. E forse per questo che qua il cristallo è un po' più giallino. Ehm, ok, qua di un ghiacciaio. Vabbè. Comunque, torniamo al nostro bellissimo video. Aristotele, all'acqua davano l'elemento esagonale. Come facevano a saperlo? Aristotele, che diceva l'acqua esagonale. Beh, era sempre il discorso oh, di, di intuito. ...esagonale e Platone, Platone. e Aristotele all'acqua davano l'elemento esagonale. All'acqua davano l'elemento esagonale. Che vuol dire? All'acqua davano l'elemento esagonale. Come facevano a saperlo? Beh, era sempre il discorso di intuire queste cose, di intuire e sentire. Queste... Cioè, per... Gio... Platone e Aristotele parlavano di cinque elementi. L intuire e sentire. Lui adesso... Cinque e, elementi. E uno dei cinque Ma era aspe... l'Etere. No, Aspetta, noi adesso... Perché non finisce le frasi? Noi Aristotele, parlavano cinque elementi. Noi adesso... Eh... Noi adesso abbiamo un centinaio di elementi perché abbiamo la tavola periodica degli elementi. Ma vabbè, e non sono i cinque elementi di Platone e Aristotele. Ma dettagli. E uno dei cinque uno era l'Etere. Uno dei lettere. cinque era l'Etere. No, ma vabbè. È l'etere, secondo me. Vediamo. Ma ah, che definizione tra aria e etere? Perché i quattro elementi sono aria, acqua, eh, fuoco, e terra. Quattro, ovviamente. E etere. Etere, etere. etere, il cinque. Questo era il famoso quinto. I solidi platonici, probabilmente sì. Non mi ricordo molto più di filosofia, purtroppo. quinto elemento, che secondo Aristotele avrebbe riportato l'armonia nel mondo. E l'etere... L'etere riporta l'armonia nel mondo. Ha ah, la forma dodecaedrica. Eh, un dodecaedro, io c'ho... So, mi... Questo, cioè, sarebbe veramente da crozza. L'acqua è un dodecaedro. Io ho qualcosa... Ecco, questo. L'acqua è un dodecaedro. Questa è acqua, perché è un dodecaedro. È... Solido, questa è acqua. Bevo. Bevo. Be bevo. C'era persona che non mi ricordo manco come si chiama, mi ha regalato questo... Dodecaedro o icosaedro? Cioè, Vabbè, l'unicaedro e icosaedro, però è un solido complesso. La grandezza di Platone, di Aristotele, era di collegare alla geometria un dato elemento. Okay. Per cui, ad esempio, la Terra è un cubo. Questa la voglio risentire, sto male. L'opzione di Aristotele era di collegare alla geometria un dato elemento, per cui, ad esempio, la Terra è un cubo. Non l'elemento Terra, la Terra è un cubo. A, a forma cubica, no? Ci stanno... La Terra a forma cubica... Si, si vedono i solidi platonici si trovano su tutta sì. e... si trovano su tutti. I solidi platonici si trovano. Togliamo il meme e si trovano su, su Amazon. Solidi platonici. Vediamo se su Amazon ci sono solidi platonici. Voglio un cubo, un'acqua. Oh, bellissimi, ma qua sono cinque pezzi platonici, eccoli belli e costicchiano però questi sono dei slappislazzuli belli quarzo, metista, belline queste pietre non so perché mi escono altre cose e... aveva ragione È la signora qui ci sono dei greci citati a razzo <ride> sì ma cioè, comunque non era scienza cioè Vabbè, siamo qualche millennio prima della scienza. Invece l'acqua era un icosaedro. L'acqua era un icosaedro, e... sei ricordata? L'acqua è icosaedro, è vero? Non mi ricordo, non lo so. La cosa incredibile, questa la voglio è dire icosaedro. perché è, è molto importante. Quando è, è, hanno, hanno studiato delle frequenze, sa, microonde, mi pare microonde, però... Lo accenno con, però hanno visto, e questo c'è stato un fisico francese, Jean-Pierre Luminé, che ha visto che se noi osservavamo, mi pare, il microonde l'universo si trovava che l'universo non era come credono, come ha creduto e proposto il principio copernicano, cioè. Allora, qua è tutto un meme, è tutto un meme. Cioè, guardando. Si trovava si, che l'universo. Innanzitutto si chiama Cosmic Microwave Background, radiazione cosmica di, 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 di fondo. Ma non è che si vede Questo la cosa. Questo non era come credono, come ha creduto e proposto il principio copernicano. Il cioè principio copernicano che c'entra il principio copernicano con la forma dell'universo, e comunque siamo secoli okay, indietro. Eh, su cui si basava, si basava la, la fisica, l'astronomia, insomma. La fisica no. E, ma che invece la geometria dello spazio cosiddetto vuoto è uno spazio dodecaedrico. Quindi anche lo spazio, cioè l'universo è un dodecaedro. Non lo sapevo. La Terra è un cubo e l'universo è un dodecaedro. Dodecaedrico, è dodecaedrico, che era calcolato tra l'altro da Henri Poincaré, che ora è un grande matematico. Calcolato da Henri Poincaré, cioè ha calcolato la forma dell'universo. Vediamo, uh, universe. Ok, space solution cos'è. The shape of space. Vediamo. A parte che non so che rivista sia questa, ma va bene. Plato used the tetrahedron as the quintessence. Mm, non mi ispira molto. Dark matter and dark energy. Ok. Parma University of Ioannina. Sono curioso in realtà. Divento molto curioso in queste cose. Ok? Giannina in Grecia. Eh, non conoscevo il di Giannina. Ok? Adesso mi viene in mente Gianna, Gianna, Gianna. E vabbè. Giannina, Giannina, Giannina. Ok, uh, a pertinence topology to explain the number of the background. Another international team has analyzed with new techniques the last data available. Topology of the PDS geometry. Punker the space. space di testa: solitamente più inflazionanti questi discorsi ma in realtà eh, non l'ho sentito così spesso, ogni tanto viene fuori Tesla, lo citano, ma non così tanto, non così tanto. Eh, ogni tanto viene detto sì perché Tesla aveva fatto l'elettricità e l'elettromagnetismo, ma qui va di più la memoria dell'acqua, più ehm, il magnetismo, queste cose qua. Ok, mm, vabbè. Tant'è. Andiamo avanti. Dico francese: e, e questo spazio dodecaedrico si è, funziona come, spazio, come uno specchio, per cui uno specchio. un corpo può uscire da un lato e rientrare dall'altro. Mi chiudo per la difficoltà. So che è difficile. No, Ma questo, ma, ma questo è, è Pac-Man. Il famoso mondo Pacman Periodic Boundary Conditions, condizioni periodiche, esce una parte, entra l'altra. così. È il mondo di Pac-Man. Eh, però la quello che tra l'altro, la una cosa simile, l'aveva già detta. Eh i nomi non sono sofforte vabbè ma comunque in contrasto insomma un grande matematico eh, 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 in generale ah in generale sì anche tesla anche tesla viene nominato però non l'ho sentito così tanto in realtà ma aspettavo anche io mi sarei aspettato un po' di più però sì intanto c'è anche tesla ovviamente in contrasto con con eh, eh, con il eh, quello inglese Newton. Ma lasciar stare i nomi. Eh, non... No, però è importante perché cioè poi Newton Newton, Newton. c'è stata una diatriba spaventosa tra sì, Newton gli e, e gli Leibniz per cui però Leibniz viene passato per un vale Va no, anni. No. Ah, questa pubblicità, non è fa YouTube Premium. Muove. Perché il magnetismo muove l'elettromagnetismo che è la eh, luce. Che... vedi Che torna al magnetismo. Il magnetismo muove l'elettromagnetismo. Qui ci vediamo, invece ha gli opposti, perché l'elettricità ha cariche positive e cariche negative. Ma veniamo alla, fanta alla fantastica. Cioè, ultimamente, mai come oggi, ci è parlato dell'acqua, della memoria dell'acqua e di fiducia. Finalmente, tutto sì. Ecco, ecco, tu continui a vedo che tu hai una bottiglia BioVital, quindi sì. hai, hai, hai il, il, cioè questo, questo aggeggio. Stranissimo, che trasforma, gli dà la memoria della sorgente eh, quindi tu l'acqua di robinetta la trasforma. Ma mette dell'acqua che va spruzzata tranquillamente, gli insetti vanno via, non vengono ecco, in fisica potere. si chiamano spin ai momenti angolari. Okay, un, uno che dirige al centro, che pensa, e tutti che si muovono in modo coerente e la coerenza, ecco, te ecco, in... no. di fatto la fa è istintiva. È una coreografia. Istintiva. È istintiva ma è sensibile perché poi ci sta un, uno che dirige al centro, che pensa e tutti che si muovono in modo coerente. E la coerenza dei movimenti rotanti, ripeto, degli spin, è anche simbolo di salute. Per... Cioè ora abbiamo le prove con la risoluzione. La coerenza del movimento degli spin è simbolo di salute? Ma che vuol dire? Un po' dimezzate le, sinaps le sinapsi. <ride> sì, no, veramente. Però è bellissimo. Cioè, sono le sinapsi del cazzeggio per me. magnetica: una diagnosi che facciamo. Ma verrà il mondo in cui. Vabbè, qui dello, dello spartito musicale. Quindi Tutto dipende, cioè l'uomo non è solo uno spettatore impotente di quello che succede. Vabbè, qui Altre cose, so, l'Apocalisse no. è negativo. Alla fine, no, del... no, ma è Alieni. Di tutto allievi, tutto extraterrestre. Alieni. no, non lo voglio dire. La riconnessione di cinque campi magnetici, come dicevo, può essere la fine dei tempi che in fondo è la, la nascita dell'eterra armonia. Che i potenti non possono fare nulla per impedire non possono fare nulla per impedire ma fanno di tutto perché le tu... però capiamo rendiamoci conto che siamo alienati da una cultura che non sa dire pane al pane e vino al vino, cioè non sa che è la vita. Ma ti rendi conto non sappiamo? So Ci manca poco. No, Cosa di voi, vai lì, dai. Ah hai visto che non ti sei addormentata? No. No, ok, torna. E allora quando anche Simone ha un apparecchio Italia. che magnetizza l'acqua? Eh. E siccome è quello che sta cambiando è che cioè, noi siamo schiavi dell'elettromagnetismo perché c'è la... Adesso però devo mettere il meme: siamo schiavi dell'elettromagnetismo polarità nell'elettricità, invece. Favorire il magnetismo significa accelerare i movimenti. E... Ma che vuol dire magnetismo? Accelerare i movimenti. Scuoti l'acqua, acceleri. E in qualche modo accelerare la salute anche perché vuol dire che c'è un. Accelerare i movimenti vuol dire accelerare la salute. Beh, oddio, se uno va sulle montagne russe è accelerato perché accelerato è accelerato. Che favorisca la salute. Non lo so. Dopo mangiato soprattutto sicuramente non aiuta a digerire. Cambio maggiore, c'è un, un equilibrio di tutto l'organismo. Faccio presente che il, il nostro sistema linfatico, che è quello che ci guarisce perché produce gli anticorpi. È al 93% delle eh, molecole so. okay. quando guarda, senza qui perdo tempo. La Terra, vista in raggi X, eh. non è sferica. Eh no, è cubica, no? <ride> la Terra vista X... la quella... GX, Mi sono che le auricolari la terra, vista la raggi X non è sferica. Su... Questiamo, ha, una... ha anche una forma sferica. Quindi, ma pure noi se ci vediamo in raggi X siamo scheletri, certo. E quindi. E se stessimo in una casa antica, eh, di quelle che in cui non c'è il ferro. Il... Sì, va bene. Quindi ti riempiono una serie di stati che stanno nel nostro, nel nostro corpo: Aspetta, e è... ghiaccio e gassoso, se che è il vapore. No? Ah, l'acqua, ok. Adesso hanno studiato gli altri stati: c'erano almeno 70 di stati diversi. Quindi ti riempie una serie di stati che stanno stati nel, nostro, eh, nel nostro corpo e tutti i corpi che stanno nel nostro corpo ora 70 stati dell'acqua che stanno nel nostro corpo. Stupendo, e ha delle meraviglie che è una meraviglia straordinarie, e poi l'acqua genera magnetismo naturalmente. È come è conosciuto. l'acqua genera magnetismo naturalmente ma allora perché serve a che serve un campo magnetico? Cioè, usiamo, usiamo l'acqua, no? perché usiamo i metalli? basta usare l'acqua straordinarie e poi l'acqua genera, genera magnetismo, magnetismo naturalmente magnetismo. e come è conosciuto Simone va conosciuto? è tutto molto romantico è... ma io rimasi la prima volta che mi sono imbattuto nella memoria poi noi l'abbiamo evidenziato no? attraverso una macchina che quando tu metti all'interno della bottiglia d'acqua, ne togli una parte e gli aggiungi dell'acqua normale. Questa è bellissima teoria. diciamo, no? E gli aggiungi quella parte mancante di acqua del BioVital, tutto va, torna come l'acqua del BioVital. Non è il contrario, anche se è di più, no? Cioè, questa è la teoria per cui se uno una bottiglia ha metà di acqua del rubinetto, che però ricordate è morta, e metà uno mette acqua o anche meno di metà. Acqua puri, purificata diventa tutta purificata. Ma allora che la purifichiamo a fare? Basta tenere sempre un po' di acqua purificata, aggiungi tutto il resto. Però ci devo no, so spendere 2000, euro. Ah, quando io ad esempio ho. una doccia con l'acqua. Spero normale ed è un magnetismo accettabile. Lo spero per te. Se no, eh, ti attacchi a tutto quello attrai tutte le cose magnetiche. Bottiglie piene, che poi sto via e torno che c'è del biovital dentro, dentro ah, che io butto via, tutto e è fatto... onnipresente okay. ne anche nell'apparente vuoto, e poi nel riportare un equilibrio all'universo, tutto insomma, perché non, non è, è pure tutta molto nell'apparente vuoto, Qua. E, diciamo, l'acqua è in qualche modo è anche nel vuoto, perché è anche lei l'acqua è anche nel vuoto. Perché quando era. Però aspettate, l'acqua ha un magnetismo è magnetica. L'acqua è anche nel vuoto, è icosaedrica. E l'acqua o odiadica, non mi ricordo cosa abbia detto. Quindi il vuoto è magnetico. Ma allora, ma allora X non la vediamo è come no? che si smagnetizza sempre la tessera. Il badge. Perché il vuoto è magnetico. E quindi quello che sta dimostrando l'acqua, prima di essere onnipresente anche nell'apparente vuoto, e poi nel riportare vuoto. un equilibrio all'universo. Nell'universo non c'è la materia oscura, c'è l'acqua. C'è acqua, che è magnetica. Questo spiega anche l'energia oscura. C'era... No, questo è il mio canale. Quest'altro è l'ultimo video bellissimo, ne guardiamo solo un pezzo perché ormai è già tardi, c'ho sonno. Che è questo dove si mischia un po' tutto, meccanica, fisica quantistica, filosofia, un po' di tutto. Sì, mi hai anche fatto un'intervista, un ma non l'hai ancora fatto il film. Sì, no. lo so, lo so, lo so, lo so, sì, lo so, lo so, arriva, arriva l'intervista, è una di quelle che. il libro, eh, se mi volete, sì. <ride> parla della cena, Fisica quantistica. Ecco, questo sia... è molto vero. Eh, eh, in realtà, cos'è la fisica quantistica? Questo è molto vero, il fatto che se ne ripiano tanti la bocca. La cosa pericolosa, <ride> esatto, una no? teoria del tutto, la cosa pericolosa di queste cose è che a volte, come dicevo, la pseudoscienza viene ehm, diffusa proprio da persone che magari hanno un titolo di studio, oppure che mescolano alcuni fatti, parole, informazioni anche vere con teorie totalmente inventati. Inve eh, sì, inventati. senza capire bene le implicazioni, è vero. Ma in realtà la, il paradigma, potremmo dire, il paradigma quantistico è un, una rivoluzione epistemologica che è stata fatta all'inizio. Cioè, già lo ferma, <ride> già lo ferma anche lui. Cos'è epistemologia? Oh, nella divertica. scienza, una rivoluzione no. nel mondo della bravo, scienza. Bravo. Allora, che devi riguarda... sapere, io ho fatto una discussione con Scusami. un medico... Sì, okay. la discussione... è venuto... No, Non voglio la pubblicità, ok? È venuto fuori proprio da, un pro da questo problema la fisica, il paradigma quantistico, che dice sostanzialmente che i corpi non sono isolabili. E questo concetto viene trasdotto in quella cosa che molti conoscono, che si chiama I corpi non sono isolabili indeterminazione, non so se hai mai sentito parlare di indeterminazione di Heisenberg no? cioè sì, la, cosa più, la cosa più importante della fisica quantistica canta. non è tanto il fatto che la realtà è fatta di pezzettini perché in realtà questa non è neanche una cosa corretta è che tu non puoi scendere uh, a sezionare parti forse intendeva dire la indistinguibilità delle particelle elementari ma vabbè che è la statistica, la statistica dei fermioni per esempio, vabbè o oh, bosonica, insomma la in realtà con una conoscenza infinita, arbitraria su tutto. Cosa vuol dire questa cosa? Che in realtà non esiste nessuna parte in se stessa, quindi tutto è fluttuazione. Tutti i corpi in realtà sono soltanto delle emersioni da un campo che connette tutto che è il V. E qua mischia un po' la, la, la teoria dei campi, meccanica quantistica, teoria ondulatoria, indeterminazione di Heisenberg, vabbè. Il vuoto, quindi è sostanzialmente quel qualcosa immagini come il mare da cui emergono delle onde come fossero delle, delle condensazioni. Okay, che esempio, quando durano per un po' eh, diventano oggetti in qualche modo, tipo un elettrone, una particella. In realtà sono soltanto delle, delle cose che hanno una durata. E questa cosa si ripercuote anche me, sui sistemi viventi. No? Cioè, eh, prima ho sentito parlare di anima, eccetera. Io dico sempre. Ora, qua fa il salto tra. Frasi di fisica, più o meno corrette, e l'anima, la vita, il corpo, la biologia. Secondo me dobbiamo imparare a ragionare per pattern. Cioè, eh, io adesso qui vedi una cosa che si chiama, che parla, che si chiama Paolo, qui c'è Red, però potremmo anche immaginarci come se fossimo le increspature di un unico lenzuolo o le onde di un unico mare. Quindi non è che ci sia magari la tua anima, o la mia. C'è un pattern in cui emergerà ogni... La cosa interessante è che in questo caso, e l'ho già visto anche in altri, in altri casi, ci sono anche dei libri, tipo la... cos'è che era? Tipo una specie di... l'anima quantistica, boh, una roba così, dove vengono utilizzate teorie fisiche vere, tipo il principio di dominazione di Heisenberg, tipo le equazioni di Schrödinger, l'interpretazione... Quindi la dualità onda-particella, eccetera, vengono applicate in un modo, diciamo, per analogia più o meno, totalmente fuori contesto, totalmente senza senso, in un ambito totalmente diverso, come in questo caso l'anima, oppure in questo caso le persone, corpi macroscopici, che non. In apparenza capisco che per una persona che magari non conosca i concetti possa avere senso, dice, ok, cita il principio di dell'invenzione di Ismael, ah, la teoria ondulatoria, è vero che c'è la dualità onda-particella, ma quindi anche noi siamo tutte onde. No, no, ok, non è magari, ovviamente per uno che magari non ha studiato fisica, non è magari, cioè, ok, è intuibile che sia una cavolata, però diciamo la dimostrazione non è o comunque almeno concettuale non è così magari semplice. Però il motivo per cui non esistono a parte i, i superconduttori, i superfluidi e i condensati, quindi certi stati quantistici appunto anche a livello macroscopico, il motivo per cui co corpi macroscopici non abbiano proprietà quantistiche è legato al fatto che appunto macroscopicamente per effetti di decoerenza eccetera eccetera non ci sono effetti quantistici, quindi applicarlo a un corpo macroscopico non ha senso, questo concetto. Non emerge Paolo Nati, emerge Sara. Cioè è un, un cambio di visione, da una visione fatta cioè per oggetti. Dire che le particelle sono come, diciamo, citazioni di un campo, ok. Dire che le persone sono citazioni di un campo, di un metere o qualsiasi cosa, no non ha proprio senso. Ok? Perché si applica una cosa, un concetto, ecco, un concetto eh, che vale per particelle elementari, per eh, la, la, il mondo diciamo, quantistico appunto, quindi diciamo microscopico, lo si applica a un mondo che è 10 ordini di grandezza più grande e non ha senso. la realtà come sommatoria di oggetti è una, una realtà fatta un modo, come pattern non, non, fisico, non so non se ho reso l'idea è Beh, un po' come nella musica, no? Certo. tu quando senti la sensazione di un accordo com'è che ti viene fuori questa cosa? perché l'accordo sostanzialmente è una è una somma che, che se vuoi è un risultato più della somma delle singole frequenze che ti dà una ti dà un qualcosa di nuovo quando tu hai la prima, la terza, la quinta, e la settima minore tu hai qualcosa che ti porta un'esperienza un non è solo la somma delle frequenze ecco io nel lavoro che faccio cerco di denunciare il fatto che la nostra scienza non sa rispondere a una domanda molto semplice. Che differenza c'è tra fare una misura e fare un'esperienza? Bene, allora ti risponderò come dissi a Carmelo Bene. Quando andammo a cena dopo il spettacolo, ha detto, allora, ti è piaciuto? Io ho detto, fantastico, non ci ho capito niente, ma è, è stato fantastico. È scritto nel titolo, coerenza, verità, vita, salvezza. Prima di tutto, verità. Quindi, okay, libro. una consistenza, c'è tutta una logica, quello che si potrebbe dire, c'è un senso biologico in quello che accade, solo che non si può... Comp un po' come dire che nell'esperimento della doppia fenditura non ci sono solo fenditure e particelle singole, ma anche le pareti. Sì, c'è cioè nel senso che è vero, nel senso ogni particella è descrivibile con la meccanica quantistica, però a livello macroscopico... Gli oggetti macroscopici non si comportano come gli oggetti microscopici. Quindi è vero che le particelle hanno un comportamento ondulatorio, è vero che se tu hai un milione di particelle, un miliardo di particelle, si comportano con... hanno un comportamento ondulatorio singolarmente, ma poiché interagiscono tra di loro, eh, quello che si verifica è una decoerenza, quindi tipicamente non sono più coerenti. Tante volte questi qua, quando parlano di... infatti dicono la prima parola qui è coerenza. Coerenza, la prima. Tante volte quando parlano di anima, di sincronia, frequenze, parlano di coerenza. In realtà, la coerenza è proprio il motivo, l'ho detto anche nel video che ho pubblicato ieri, è proprio il motivo per cui i computer quantistici ancora non funzionano, o meglio, funzionano ma con molti problemi. Perché manca la coerenza ad un livello macroscopico? Quando uno ha, cioè, eh, Vuole considerare le particelle non riesce ad averle isolate senza interagire senza niente. Quello che fanno è che interagiranno con qualunque cosa ci sia nell'ambiente, che sia un, che ne so, un atomo, una molecola di, di ossigeno oppure altro, la luce, eccetera. E quindi andranno incontro a una decoerenza. Quindi interagiscono, scambiano informazione, eccetera, eccetera. Quindi di fatto è difficilmente controllabile. Figuriamoci a livello macroscopico. Quando uno ha miliardi, decine di miliardi, miliardi di miliardi di miliardi di particelle, come ci sono in un dito per esempio, queste non hanno più un comportamento quantistico. L'unico, diciamo, gli unici casi in cui a livello macroscopico ci sono ancora dei comportamenti quantistici sono per esempio nei superconduttori oppure nei superfluidi o nei condensati con i stati di Bose Einstein per esempio. Lì sì, perché effettivamente queste diciamo le particelle mantengono uno stato, diciamo coerente, hanno sono per esempio in fase eh, nei superconduttori, eccetera, eccetera. Però sono superconduttori, cioè sono sistemi molto più complessi e in condizioni particolari quindi ad esempio in questo caso nella teoria BCS i superconduttori a temperature molto basse. ok? E appunto in certi casi non, sicuramente non... Prendere è se fai la realtà a pezzi. Al contempo però la se io ti dico... La cosa complessa, ecco dico ancora, di questa diciamo pseudoscienza è che... Eh, esatto. Eh, la cosa complessa di questa pseudoscienza è che spesso vengono unite, cioè è difficile per le persone riconoscere... Rispetto magari a prima in cui uno dice, ok, moto perpetuo, oppure ah, con questo magnete risolvo i problemi dell'acqua, posso fare qualunque cosa, in cui, ok, magari ci puzza e non ci sono assolutamente informazioni scientifiche di alcun tipo, in questo caso è complesso da anche identificare perché vengono dette delle cose scientifiche vere, ma vengono prese come punto di partenza e come giustificazione di uh, conclusioni che non sono scientifiche, non sono dimostrate e non sono vere. Purtroppo, però, esiste anche una nicchia di letteratura pseudoscientifica. Quindi dicono, ah, ma io ho pubblicato, ah, ma io ho scritto, ah, c'è quell'articolo. E in cui siamo al confine: nel senso che ci sono articoli che magari dicono alcune cose e sono articoli scientifici, poi magari, quando uno ne parla, aggiunge altre cose e diventano pseudoscienza. Quindi è piuttosto complesso. Da identificare in questo caso, però, ovviamente, cioè, ripeto, eh, questi, questo salto concettuale è sbagliato e spesso si basano sulla sull'analogia perché uno dice, beh, ti dico questo, ma è simile, vale anche in quest'altro contesto. E non è vero, è una proposta. Poi chi vuole accoglierla vediamo. Sì. Prova andare a andare uno zoom ancora avanti. Ah, zoom, che non zoom. Lo piccolo non trovi la fine, quindi non c'è la dualità perché non ci sono righe. Sono solo due scope con cui guardare il mondo. Se lo guardi con gli occhi macroscopici ti va bene. È bello è bello perché stai dividendo perché Giovanni Trozzi scrive. Oh, però, sì. Buonasera, questo signore sulla fisica quantistica è fuori luogo, forse ha bisogno di Giuliana Conforto. Invece Maurizio Ambrosini, che è un architetto, scrive ineccepibile, quindi vedi. So benissimo, Giuliana Conforto la conosco e eh, devo dire che, a mio parere, per quanto sia assolutamente rispettabile, una donna in gamba. Credo che ci siano alcune cose che non tornino. Um, io posso dirvi che, okay, anche facendo un la, po' di ragionamento un pochino più magnetismo. in profondità, anche semplicemente di tipo logico si arriva a poter giustificare quello che vi sto dicendo. Poi eh, lo so che quello che. Ecco la Maison de Madame Blanche, che ragazzo affascinante! La forma vuol dire che quello che esiste alla fine è un'acqua che è disidentificata, non ha... Eh, ok. Capisci cosa voglio dire? Ma lo so che per il pubblico che hai, quello che sto dicendo, è assolutamente... Ok, qua parla. Ok, quindi direi che siamo arrivati verso la fine anche di questa live. Spero che sia stata divertente e interessante per voi. Io mi sono divertito perché ho visto le cose veramente spettacolari. E um, ok, vi ricordo un'ultima volta prima di salutarvi. Ormai sono già due ore di diretta, quindi sì, allora ora di chiudere che farò altre dirette, quindi iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, ehm, attivate la campanella perché così quando aprite YouTube vedete se ci sono video dirette, eccetera. Eh, ne farò altre anche sulle truffe scientifiche perché è un'altra cosa molto interessante oltre a quella della pseudoscienza che abbiamo trattato oggi, le truffe scientifiche. Nelle truffe scientifiche invece si parla di vera e propria scienza, però dove semplicemente ci sono per esempio truffe. Quindi a volte siamo al confine, al limite con la pseudoscienza, eh, altre volte invece la proprio scienza, vera e propria, però in cui per esempio i dati vengono taroccati. Prima di chiudere, vi volevo, eh, vi volevo, vi volevo far vedere ancora una volta la maglietta, soprattutto lo store da cui potete comprare qui se volete le magliette. E non so se l'avete, vabbè, come avevo detto, cioè se avete intu... cioè colto tutte le diciamo, citazioni. Eh, Physics is the way, che richiama il This is the way di Mandalorian, e soprattutto al posto della sagoma in mandaloriano, in questo caso, la sagoma di Einstein in bicicletta. Eh, e niente. Il link uh, ve l'ho lasciato all'inizio della live e ehm, altrimenti potete anche trovarlo nello store eh, insomma su, su YouTube. E, e niente, quindi, diciamo, cercate di contrastare eh, la pseudoscienza di diffondere la scienza perché poi spesso non serve nemmeno essere esperti perché anche io non sono un esperto di che ne so, biologia, economia eh, o altri settori, però quello che permette veramente di difendersi dalla pseudoscienza come di difendersi da qualsiasi altra truffa, diciamo, è la curiosità e soprattutto il dubbio, cioè non prendere per vero quello che ci viene detto, ma andare a controllare in modo critico, quindi più fonti, cercare di sempre... Verificare tutto. Ok? Quindi, come ho fatto vedere, anche alcune cose cerca... basta cercare, tante volte basta cercare su Google i riferimenti, gli articoli, dove sono pubblicati, chi dice cosa, le varie opinioni um, e cose di questo tipo. Che possono permettere anche ai non esperti di salvarsi dallo spendere mille euro per un pezzo di magnete che non fa niente. E 2000 euro per un altro pezzo di ferro che non fa niente all'acqua, o al più, um, riduce un po' il, il calcare, e basta in modo magari poco efficace. Quindi io vi saluto. E buonanotte a tutti, e noi ci vediamo come dico sempre, nei prossimi video, ma anche nelle prossime live. Buonanotte, ciao a tutti.